tutta l'impossibilità. Il nuovo libro degli spiriti di V.B. Cerchio medianico K, guida interiore. Quando l'uomo ritiene se stesso non in grado, perché non è voluto, di poter fare o di non fare certe cose, è solo l'io che vuole espandersi, perché è terrorizzato dai fotogrammi che ha creato e con arte fa sentire a quel che suppone essere la propria coscienza tutta l'impossibilità di evolversi. Ma voi che avete la possibilità di guardare oltre, nell'intimo vostro, voi non soggiacete a questo errore, che è grossolano per chi sa che ogni aspetto del vero manifesta l'unica vita, l'unico essere, l'unica esistenza e che anzi, questa unica vita, questo unico essere, questa unica esistenza, altro non è che l'individuo, che la propria stessa natura assoluta. L'insegnamento a catena prosegue. Guida psichica. Ancora una volta vi abbiamo parlato dell'essere vostro interiore. Quando vi parliamo di ciò che noi abbiamo esperito prima di voi nel tempo, voi vi sentite sperduti, vi sentite in parte scoperti ed in parte bloccati, ammanettati dal vostro credere di non poter fare nulla. Eppure non è così, perché il fatto che noi siamo qua a parlarvi, il fatto che voi avete creato questo colloquio con noi, ammettendoci nella gamma della vostra percezione, ed è importante sottolineare questo ammettendoci, allora vuol dire che voi potete fare purché lo vogliate. Infatti, per quale motivo delegare ad altri esseri? Lo scopo della vita non è quello di farvi conoscere le vostre limitazioni, ma quello di creare via via un nuovo essere sempre diverso da quello precedente. Perché un altro, invece vostra, dovrebbe soffrire delle vostre cristallizzazioni? Infatti, sappiate che è la mente che ne soffre ed è la coscienza che non evolve più di quanto non sia scritto in essa e per essa nell'assoluto che è l'essere. Ma noi abbiamo detto che l'assoluto è l'individuo stesso, perciò neppure questa giustificazione può addurre il vostro io a questi atteggiamenti. Esorto tutti voi e tutti quelli che ci ascolteranno e tutti coloro ai quali queste parole andranno un giorno a non cadere in questi errori grossolani che non si addicono a chi vive la fine dell'era del figlio. L'insegnamento a catena continua.